Senatore, che cosa ha chiesto nel suo intervento al Presidente del Consiglio Enrico Letta? Lui si è presentato con una relazione che noi abbiamo considerato discreta, condivisibile in alcuni passaggi. Abbiamo chiesto però di non andare in Europa con quello che avevamo già considerato il libro dei sogni nel momento in cui si è presentato alle Camere per la fiducia. E lui ha proposto all'Aula, e avrà fatto così anche alla Camera sicuramente, una risposta alle nostre risoluzioni, indicando un po' i due punti principali, l'economia e l'energia, che effettivamente sono il cuore pulsante di tutta l'attività dell'Unione Europea. Noi ci siamo, diciamo così, un po' distinti per una questione legata comunque, soprattutto per quanto riguarda l'energia e le banche, soprattutto per quanto riguarda i nostri territori e per quanto riguarda le nostre attività industriali e produttive. Se l'attenzione nei confronti di queste aziende sarà verso una riduzione delle accise che riguardano soprattutto l'energia, il gas e il petrolio in generale, e per quanto riguarda la questione del credito bancario, credo che possa essere un ottimo banco di lavoro per quanto riguarda il proprio lavoro che deve fare Letta in Europa. Se invece è solamente un giro per andare a salutare la Merkel, beh, questo per quanto ci riguarda è assolutamente ininfluente per le nostre problematiche e non condivisibile.